Siamo a Roma per la presentazione del volume Malattie rare alla ricerca dell'approdo, un volume che è stato realizzato per fornire un contributo importante in vista della realizzazione del Piano Nazionale sulla Malattia Rare che l'Italia, come tutti gli altri paesi del vecchio continente, deve presentare entro il 2013. Ne parliamo con l'onorevole Paola Binetti. Mi sembra che questo volume sia un esempio di buona collaborazione tra la politica, il mondo della ricerca e il mondo delle associazioni. In una logica di progetto comune e condiviso. Credo che siano interessanti tutte le puntualizzazioni che sono state fatte sui singoli problemi che riguardano le malattie rare, in modo da farne una scansione precisa che permetta di volta in volta di mettere a fuoco dove è la criticità. Ma credo che sia anche molto positivo, no? La volontà, diciamo, di dare a questo sforzo scientifico una sua dimensione più squisitamente normativa, cioè di creare un ponte da ciò che la ricerca è in grado di offrire ai cittadini e ciò che la politica è in grado di tradurre in norme precise e concrete che rendano fruibili i risultati della ricerca in termini di sostegno reale alla qualità di vita di questi pazienti, sia che si tratti di facilitazione nel campo della ricerca farmacologica e quindi anche di accesso facilitato ai farmaci, sia per quello che riguarda l'accesso a una serie di risorse che migliorano la qualità di vita sotto il profilo più delle reti sociali e più delle reti anche delle riforme che riguardano magari aspetti meno puntualmente tecnologici, ma più ampiamente l'umanità stessa della medicina. Prossimi passi sul tema delle malattie rare ne voglio definire uno che per me è importantissimo a livello nazionale, passare ai fatti concreti, cioè inserire effettivamente le malattie rare che sono state identificate in questi ultimi perlomeno 5 anni nell'elenco dei livelli essenziali di assistenza. Il ministro Balduzzi lo ha promesso più di una volta, il ministro Balduzzi si è sempre detto estremamente sensibile e attento al tema delle malattie rare, adesso noi gli chiediamo davvero, nonostante le difficoltà economiche che sembrano attraversare il paese, di avere il coraggio di fare questo passaggio concreto, riaprire i livelli essenziali di assistenza e inserirvi le malattie rare di nuova acquisizione. Perché diciamo questo? Perché proprio in un momento di crisi un paese è in grado di mostrare nei fatti di essere un paese sensibile al disagio, sensibile alla sofferenza, sensibile a quello che è il valore di una norma costituzionale come l'articolo 32 che sostiene che il diritto alla salute è un diritto universale, un diritto di tutti, cosa che in questo momento evidentemente per i pazienti affetti da malattie rare non accade. Se noi riusciremo a ottenere questo dal ministro Balduzzi, che insisto, lo ha promesso più di una volta, l'ha promesso nel corso di convegni, ma anche l'ha promesso quando ha approvato le mozioni sulle malattie rare che sono state presentate sia al Senato che alla Camera, e sempre in modo, come dire, tale da coinvolgere la totalità dell'Aula, bene, se questo passerà come ci auguriamo, il prossimo passo sarà proprio quello del presentare in Europa il piano nazionale, perché questo piano nazionale possa confrontarsi con gli altri piani nazionali e dare luogo davvero a quello che è un piano europeo per le malattie rare. Noi non vogliamo un'Europa che si, come dire, tardi sulle sue difficoltà economiche, un'Europa degli spread letti soltanto in chiave economica. Noi vogliamo un'Europa che riduca gli spread in termini proprio di diritto alla salute dei suoi cittadini, e vogliamo quindi offrire a quei 26 milioni di pazienti affetti da malattie rare in Europa delle risorse positive e concrete che siano un segno della nostra civiltà, delle radici della nostra cultura e un impegno per il futuro.